Mi trovo l'arcella a Rubido con il primo barber rock d'Italia, che sei tu, Giuliano. Sì. Barber rock cosa vuol dire? Barber rock è l'unione tra quello che è la moda e il tagliarsi i capelli e farsi la barba con il mondo del rock. Questo è proprio un locale super rock, io vedo chitarre, fotografie, ma qua fate anche concerti rock. Sì, facciamo anche concerti da 5 anni dove proponiamo band originali, quindi non cover band. Ma tutte cose nuove. Per promuovere, per dare un futuro a questo mondo, al mondo del rock. E che cos'è il rock? Il rock è uno stile di vita, il rock non è solo una musica, è un modo di vivere, è un modo di concepire la vita. Quindi per me rock and roll significa prendere la pietra che abbiamo dentro e scagliarla via e quindi rotola, quindi buttarsi via dei pesi, liberarsi e sfogarsi. I nuovi tagli rock quali sono? Sicuramente i capelli si stanno allungando per chi ovviamente può farlo e quindi la moda sarà sempre più anni 80 senza magari le cotonature. Perché un barbershop? Perché è un posto alternativo, non è un luogo solito dove la gente viene a vedere i concerti, la gente viene a tagliarsi i capelli qui. E invece no, li facciamo trovare musica, li facciamo trovare il rock, li facciamo trovare una strada pronta ad accoglierli, in modo tale da poter vivere al 100% un'esperienza che è un'esperienza nuova. Grazie ragazzi, sì, è un piacere per noi. Quest'anno abbiamo riunito le band da tutta Italia e anche dall'estero, infatti la band vincitrice viene dalla Croazia, si chiamano Screaming Wheels, e alla finale del contest avevamo veramente tutta Italia perché c'era Abruzzo, Liguria, Toscana, Emilia-Romagna, Veneto e appunto anche internazionale la Croazia. E allora da Ruvido il nostro, buongiorno Martino, ciao Giuliano. Buongiorno mattino.